Il problema nostro è che ci è arrivato da pagare la concessione demaniale. È preoccupato Rolando Bocchini, presidente della Lega Navale Italiana, sezione di Fano, a fronte del forte aumento del canone demaniale minimo, che da circa 400 euro, a causa del decreto legge dell'agosto 2020, è diventato di 2.500 euro all'anno, a cui si aggiunge anche la tassa regionale del 10%. In questo modo, ha spiegato Bocchini, arriviamo a pagare, a causa del provvedimento del governo, 2.750 euro per ognuna delle quattro piccole concessioni di cui la Lega Navale Italiana di Fano è in possesso. Noi avevamo già fatto i tesseramenti del 2021, ha continuato il presidente, e non ci siamo potuti nemmeno difendere aggiornando il costo della tessera. Con questi canoni che devo pagare mi trovo abbastanza scoperto. Ora, quest'anno, in un modo o in un altro, provvederemo a fare qualcosa. Però mi è stato riferito che l'autorità portuale di Ancona stava già lavorando con una proroga per farci pagare, non solo a noi ma a tutti gli altri club, associazioni che sono sulle concessioni marittime, la stessa cifra, ad eccezione di una nuova associazione che dovrà pagare 2.500 euro. E a Roma ieri mi era stato riferito dalla Presidenza nazionale che avevano inserito un emendamento per poter togliere questo articolo 100, cioè per non farcelo pagare. Però al momento è tutto, cioè a noi è arrivato l'F24. Il che significa o paghi o paghi. La Lega Navale Italiana è un ente pubblico non economico a base associativa, ha poi affermato Bocchini. Inoltre, per aumentare il costo delle tessere c'è una procedura precisa che prevede vari passaggi per poi andare al voto. Se la maggioranza dei soci è d'accordo ed il costo della tessera aumenta, c'è poi anche il rischio che la gente se ne vada, ritrovandoci così nuovamente non in grado di pagare. Se l'assemblea dei soci decide di non approvare l'aumento per sopperire a questo aumento, che non è poco, è quintuplicato praticamente, e noi che facciamo? Resistiamo un paio d'anni e poi chiudiamo bottega, cioè abbiamo intenzione di riunirci tutti e poi eventualmente fare una manifestazione di protesta in piazza. Adesso sentiamo tutti gli altri presidenti. Chiederemo l'autorizzazione per fare la manifestazione e poi porteremo a conoscenza il problema.